Ciao ragazzi, qua ZV, bentornati sul canale YouTube di StarCasino.sport. Quest'oggi siamo qua con tre consigli, tre suggerimenti per creare la vostra carriera allenatore su FIFA 22. Vi ricordo che i contenuti su FIFA 22 veri e propri inizieranno da novembre, spero anche un pelo prima, dipende tutto da ragazzi quanto tempo ci metto per sistemare il mio reparto gioco e prendere appunto una console di next gen. Però tranquilli che ragazzi, vi aggiornerò sia qua che su Instagram, ma sono pronto per farvi comunque divertire, a voi che per fortuna avete la possibilità di giocarci già a FIFA 22. Sapete benissimo che quest'anno è stata implementata l'opzione di creare un club, quindi dando un vero e proprio nome, creando le divise, creando lo stadio. Cosa fantastica che ha avvicinato e avvicinerà secondo me tantissimi utenti alla carriera allenatore. Però ragazzi, cioè, per favore, non fate la classica squadra con vostro nome, team. Cioè, è brutto, cioè, basta vedere i vari Gianluigi team, Luca team, queste cose così. Sono brutte, sono cose scontate, ragazzi. Vi do tre consigli per fare una carriera divertente e soprattutto che abbia un minimo di regole. Primo consiglio: creare una squadra basata sull'acquisto di una piccola squadra da parte di un grande brand. Esempio, Red Bull Lipsia. Tantissimi brand, tantissimi marchi stanno investendo nel mondo calcio e lo stanno facendo andando a comprare delle squadre comunque piccole o di bassa categoria per poi cambiare il nome dello stadio e investirci tantissimi soldi per poi comunque provare a competere. Vi faccio sempre l'esempio delle squadre Red Bull che hanno investito in Germania, in Brasile, però potreste investire ad esempio in una squadra, ad esempio Red Bull Milano. Cioè ragazzi, io vi faccio questo esempio perché è una carriera che potrei benissimo andare a fare anche io a novembre, perché un progetto di questo tipo mi piace, ma non per forza Red Bull poi, può essere Samsung, può essere lo stesso Star Casino Sport Team, cioè Star Casino Sport Milano, non so, cioè potete benissimo fare qualsiasi cosa vogliate, perché questo vi permette, faccio un altro esempio, tipo Amazon Milano, cioè vi potete immaginare che Jeff Bezos voglia andare a investire nel calcio in Italia perché vari campioni sono stati in Italia, eccetera eccetera. L'Italia ha vinto comunque 4 mondiali, eccetera eccetera, ha vinto da poco l'europeo, quindi magari non costa nemmeno chissà quanto investire in Italia rispetto ad andare a investire in Premier. Quindi si prende appunto una squadra che può essere ad esempio, che ne so, una squadra di provincia della Lombardia o di qualsiasi altra regione, perché può essere anche comunque Amazon Napoli, Amazon Campania, Amazon Palermo, Amazon Sicilia, cioè insomma qualsiasi cosa vogliate voi ragazzi. Ma vi ripeto, potete immaginarvi questa cosa, quindi il presidente ha un nome, e già in una carriera dare un nome e un volto a un presidente vi può far immaginare tante cose, tanti acquisti, perché appunto quando vai a creare una carriera tu hai la possibilità di scegliere la forza della squadra, ma soprattutto il budget della squadra. Tu puoi anche metterti una squadra da una stella e mezza di valore, quindi tutti gli overall dei giocatori saranno su 60, 58, 57, così, ma avere un miliardo di budget, quindi ci sta ragazzi. Questo è un piccolo esempio, una cosa molto divertente questa, quindi questo è il primo dei tre consigli. Andiamo con il secondo consiglio. Questa è una carriera che secondo me non è da far subito, creando, a meno che tu che mi stai guardando tifi una squadra di serie B per caso. No, perché puoi creare la tua squadra, puoi creare il Cittadella e appunto fare la tua carriera col Cittadella. O non per forza una squadra di serie B, puoi benissimo riportare in vita, tra virgolette, una di quelle squadre che non vediamo negli alti piani da un po'. Come ad esempio farti un Palermo, un Catania, un Messina. Potete ricreare la vostra squadra del cuore e rimetterla in Serie A, in Premier, insomma, qualsiasi posto vogliate voi. Però, ragazzi, quando andate a creare una squadra di questo tipo, soltanto perché potete scegliere la valutazione e il budget, cercate di essere più onesti possibili. Ad esempio, una carriera col Palermo o col Catania, vi mettete la squadra 2 stelle e mezzo e vi mettete un budget di 5 milioni.
10 milioni proprio a farvela un po' più semplice. Perché sennò non c'è bello, non c'è, cioè, non c'è divertimento, non c'è il bello. Il bello deve essere una carriera studiata con delle regole, perché altrimenti vinci tutto al primo anno e poi non ti diverti più. Invece avere una squadra comunque da creare, da sistemare, da prendere tutti i vari tasselli, tutte le varie cose, può essere molto divertente. Altra cosa che potreste fare, secondo me, sempre più, faccio questo esempio con Palermo e Catania, perché sono le due squadre comunque che conoscete tutti e che non sono in Serie A da un po'. Palermo e Catania, iniziamo una carriera. Per rendere le cose un pelo più realistiche, almeno all'inizio, siete nel Palermo, andate a cercare dei giovani argentini che nessuno conosce. Forza nel settore giovanile, quindi investite nella primavera su italiani e argentini, perché vabbè che anche il Catania, comunque Palermo e Catania sono due squadre che lavorano tanto con i sudamericani, quindi andate a cercare il nuovo Cavani, andate a cercare il nuovo Flaco Pastore, un centrocampista argentino, insomma ragazzi, il nuovo Miccoli magari, lo prendete dalla primavera. Dovete fare queste cose per divertirvi, perché altrimenti ragazzi non c'è divertimento. Quindi mi raccomando, non fate l'errore di crearvi una squadra e mettervi subito budget 1 miliardo. Terzo caso, che è il caso diciamo più for fun, perché una carriera come quella con Catania e con Palermo, ragazzi, c'è comunque da mettersi sotto. Una carriera più for fun è: vi create la vostra squadra di calcio. Ad esempio, giocate nel pizzighettone, giocate nella vostra squadra di paese, giocate a calcetto con gli amici, giocate nella squadra dell'oratorio, ricreatevela e fate una cosa for fun. Ricreate questa squadra, la mettete magari in quinta divisione inglese per partire dal basso e create anche i vostri amici. Come si fa? Come si fa, ragazzi? Bisogna andare a creare singolarmente su Personalizza, crea giocatore, create tutti i vostri amici, create anche voi stessi, quindi con le vostre impostazioni, l'età, gli overall, eccetera, eccetera, e poi li fate svincolati. In questo modo, poi, quando partite con la carriera, crea un club personalizzata con la vostra squadra di paese, andando su svincolati troverete tutti i vostri amici. E in questo modo, ragazzi, potrete avere veramente la vostra squadra del vostro paese su FIFA. In questo modo potrete anche qua decidere, in base a dove partite con la carriera, l'overall dei giocatori, l'età, eccetera, eccetera. Quindi sarà una carriera divertente, sarà una carriera basata anche nella vita reale. Più tempo e voglia avete a rifare all'inizio, investimenti di tempo del tipo creo questi giocatori, più veramente è una cosa divertente andando più in là nel futuro, perché se andate a creare anche dei giocatori magari che non giocano con voi ma del vostro paese, che sono forti, e li andate a lasciare negli svincolati, qualche squadra poi se li prende, quindi poi voi, non al mercato di riparazione magari perché non avete soldi, ma al mercato prossimo, avete già l'idea di non dover andare a comprare poi giocatori reali, perché avete fatto qualche piccola chicca tra gli svincolati e quindi il mercato lo andate a fare comunque con giocatori che conoscete voi. Poi magari vi scoppia il vostro fratello Luca Rossi, che è un vostro amico della vita reale, scoppia nella vostra carriera e diventa un 90 di overall, poi lo vendete al Barcellona e allora nella vostra testa, cavolo, Luca Rossi venduto al Barcellona, tanta roba, bellissimo. Questo è un altro esempio di carriera un pochino più for fun. Le prime due sono comunque molto con regole e obiettivi, questo qua è un pochino più divertimento, però si può creare sempre una carriera divertente, vi ricordo, sia con regole e obiettivi, cosa che io mi diverto molto di più a fare, o for fun. Quindi io vi saluto qui, lasciate un mi piace, seguiteci su Instagram, stracasino.sport, zv.jackson, e iscrivetevi al canale perché usciranno tanti, tanti, tanti altri consigli. Finché appunto a novembre non vi porterò le rebuilding di FIFA 22. Da ZV è tutto, ciao ragazzi!